Un quartiere storico della Milano di periferia, il Giambellino, le sue case popolari come specchio e laboratorio della città che cambia. Dopo l'accoglienza dell'immigrazione interna dal sud, la piccola criminalità è riuscita a dettare legge nei cortili. Siamo andati a sentire le voci di chi occupa le case, dei giovani che hanno paura e i ricordi dei pochi anziani. Non fa breccia la politica ufficiale nelle strade del quartiere romano di Tor Sapienza. Paola Taverna del Movimento 5 Stelle ha cercato di presentarsi come una persona che non è del palazzo, ma è stata invitata a tornare indietro in quella Roma da dove erano partiti in visita anche il sindaco Marino, Giorgia Meloni e il leghista Borghezio. A loro com'era andata? Un'altra operazione del ROS e dei Carabinieri che certifica il grado di radicamento dell'Andrangheta nella regione più ricca d'Italia. Ne abbiamo parlato questa mattina con un magistrato di Milano che ha lavorato sull'inchiesta della mafia calabrese. Sono i legami di sangue familiari, dice, a rendere difficili pedinamenti e collaborazioni. Accusati di essere tra le cause dei disastri che si abbattono sul territorio italiano per calamità naturali come alluvioni, frane e terremoti, la critica ai condoni edilizi passa dallo sfregio al territorio alla sostanziale inefficacia per le casse dello Stato. Per sanare i danni si è speso e si spende di più con un ambiente rovinato per sempre. Dopo lo spettacolo offerto in diretta dai tifosi croati con il lancio di fumogeni in campo e gli arresti, un'altra partita rischia di mostrare cosa può diventare il tifo. A Glasgow, nella roccaforte indipendentista, si gioca Scozia e Inghilterra, amichevole si fa per dire. 15 anni fa finì con disordine e centinaia di arresti. La polizia teme l'infiltrazione degli hooligans. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti a questa nuova edizione del TG Cronache. Dunque, andiamo subito a Milano. Le ultime notizie le abbiamo date proprio nel telegiornale. Come sapete ci sono stati altri scontri questa mattina per lo sgombero di due centri sociali. Da una parte le forze dell'ordine, dall'altra parte gli antagonisti e anche gli occupanti abusivi delle case popolari. La situazione resta ancora molto tesa nel quartiere Corvetto, come in altre zone della periferia della città, dove si trovano le case popolari Aler, la cui gestione dal 1 dicembre passerà dalla regione al comune. Ieri ci sono stati altri scontri in un quartiere storico di Milano, il Giambellino, che in passato aveva accolto molti immigrati dalle regioni del sud Italia. Resiste una Madonnina illuminata nella piccola grotta ricostruita nel cortile dell'isolato tra via Giambellino e via Vespri Siciliani, periferia sud-ovest di Milano. Benvenuti nella prima piccola casba dell'Orenteggio, dove il macellaio e il becché milanese, adesso si chiama Mohamed, del negozio sulla strada tra i parrucchieri cinesi e l'agenzia di viaggio con le offerte scritte in arabo. Il degrado è questo nelle case dell'Aler, gli alloggi popolari gestiti prima dalla regione ora passati al comune, che ha intenzione di sgomberare in tutta la città le migliaia di occupanti cresciuti negli ultimi due anni, perché c'è la crisi, ci sono gli sfratti e qui in questi cortili dove le anziane si aggirano con timore per buttare per bene i rifiuti nei bidoni della raccolta differenziata, comanda il più forte a suon di minacce stecche pagate per avere il via libera e sfondare la porta dell'appartamento vuoto. Tutti abusivi, sì, siamo cresciuti in questa zona, avevamo... Io per esempio avevo una casa di proprietà, sono stato in carcere, mi sono uscito, mi hanno levato la casa, la ditta, il locale e adesso da 5 anni ho fatto la domanda e non me l'hanno ancora consegnata. Rigettano le domande. E cosa dobbiamo fare? Stare in mezzo alla strada con due bambini pure? Io avevo una casa di proprietà, pagavo 1.150 euro di mutuo, non ce l'ho più fatta. Sono stato in carcere, sono appena uscito, cosa devo fare? È successo qui che le donne che hanno cercato di fermare uno sgombero si sono fronteggiate con la polizia in assetto antisommossa, hanno sfidato le forze dell'ordine sapendo che la battaglia per rimettere le cose in ordine in queste case, per far tornare la legalità nell'assegnazione degli alloggi, è ancora lunga. Noi siamo tutti, io ho una figlia di pochi anni, sola, e anch'io sono abusiva, non mi metto vergogna di dirla, perché a me, io sono 4 anni che sto aspettando la casa, ho fatto 3 domande.
ve le ha rifiutate tutte e tre dicendo che io non ho i requisiti adatti. Cosa devo fare? Devo andare a fare... non esiste. Ma cosa è successo qui al Giambellino? In queste case costruite per le famiglie che arrivavano dalle campagne lombarde e diventavano operaie negli anni tra le due guerre. Per capirlo bisogna forse partire da questo ristorante cino-giapponese, che poteva essere anche un kebab, tanto era lo stesso, in questo angolo duro di Milano, a 6 fermate di tram, dalle sedi dei marchi di moda che sono entrati negli spazi grandi delle ex fabbriche. Qui, prima del sashimi di periferia, c'era una bottiglieria, l'attività di copertura di Luciano Liggio, il boss dei boss di Cosa Nostra al Nord. Negli anni 70, quelli delle sparatorie e dei rapimenti, niente a che vedere col romanticismo del Ceruttigino. Il salto era già stato fatto e al milanese si erano da tempo sostituiti i dialetti meridionali dei gran lavoratori arrivati dal sud, ma con loro giunsero anche quelli delle cosche e qualcuno in questi cortili c'era e come a controllare. Queste strade hanno conosciuto anche i tempi belli in cui chi aveva nostalgia delle feste di casa riuscì a organizzare qui a metà degli anni Ottanta una gran corsa dei gigli, con i milanesi a bocca aperta a vedere tutta quella fatica, a comprenderla poco ma applaudirla lo stesso, perché capiva che quella festa era importante se a cantare per strada in via Vespri Siciliani era arrivato anche Mario Merola e la regione Lombardia aveva ancora i fondi per fare ricerca etnografica vera sul campo e documentare tutto per poterla rivedere ora. Era la festa del Giglio, era chiamata. Era come una cuspide dell'uomo, una guglia. Era roba di 100 e rotti quintali. E l'ha portata in alto. Adesso questo isolato si trasforma il venerdì, giorno di festa islamico, e ormai si sa che quando è Ramadan le sere diventano lunghe con le grandi cene e i bambini svegli fino a tardi. La città multietnica ha regalato anche nuove esperienze, ma in queste settimane l'aria è quella che qualcosa qui cambierà, perché se il piano degli sgomberi delle case occupate verrà portato fino in fondo, la geografia umana di questi palazzi non sarà più la stessa. Ci sono persone anche col contratto che non pagano, giusto? Cioè abbiamo una marea di marocchini qua che portano il ben di Dio, eppure per noi si muovono l'antisommossa, per sta gente no. E addirittura c'è un altro girone dei dannati, quelli che nemmeno sono degni di un appartamento da occupare, ma dormono nei solai e nelle cantine. Voi adesso state pensando agli abusivi, ma avete visto che nella scala dove abito io dormono in cantina e addirittura in solaio? E non è una persona sola, in solaio avevamo anche avuto un incendio tempo fa. È possibile una cosa simile? Cioè si pensa di più a un abusivo che magari anche non dà disturbo e non a queste persone, e io devo avere il terrore di fare due piani di scale per entrare in casa mia. Resiste la Madonnina del Giambellino a proteggere una pace sociale ora in bilico che attende le giornate più difficili. Da Milano a Roma, dove restano in primo piano tutti i problemi legati alle periferie, in particolare Tor Sapienza, il quartiere che la scorsa settimana è stato al centro della rivolta anti-immigrati. Questa mattina il sindaco Marino ha incontrato i comitati di Tor Sapienza e non solo, diciamo, prime prove di dialogo, perché l'incontro è stato abbastanza positivo e forse l'incontro potrebbe anche far dimenticare l'accoglienza che è stata riservata al sindaco Marino venerdì scorso con insulti e fischi. Però il quartiere era stato visitato anche da altri politici come la Meloni oppure Borghezio della Lega Nord. Proprio ieri invece è stato visitato dal rappresentante del Movimento 5 Stelle Paola Taverna. Ecco com'è andato. Non faccio politica per prendere applausi, sono stata contestata da due controfigure, ma la coscienza pulita. È affidata a Facebook la risposta di Paola Taverna, senatrice del Movimento 5 Stelle, definizione che a quanto pare non le piace molto, attaccata ieri a Tor Sapienza. Un post e un video per replicare una dura contestazione finita in tutti i telegiornali e i programmi di approfondimento politico. Noi non vogliamo esponenti politici, è il Movimento 5 Stelle che ha la Caritas. Ma che io da qualche scuola vengo a fare politica per farmi cazzi? Ma perché, scusa un attimo, ma fino a lunedì, ma dove stavo? Ma io non dove stavo, ma stavo là. Va bene,
io voglio la gente del Quartisciolo, io non voglio un esponente. Ma io so la gente del Quartisciolo. Ma tu sei Movimento 5 Stelle. Ma perché quando è non viene, qua è stata cacciata via Meloni, il Borghezio, qua non volevamo politica. Io non so. Non volevamo accattonarci da voti. Non volevamo accattonarci da voti noi qua. Capito? No, Movimento 5 Stelle che cos'è? Non è Movimento politico. Non è Movimento politico. Tu mi voglia la politica. Io sono tanto venuta. Lettava in televisione l'altro giorno. A noi da quello che fate di 3.000 euro che campi 10 persone, non ce ne frega niente. Un lungo scambio di repliche viene chiuso con questo video in cui la taverna spiega la bontà delle sue ragioni e prova di fatto a chiudere qui la polemica. Io non vengo qui a fare passerella, a me non mi interessa, non mi interessa. Se loro vogliono votare domani qualunque partito, sono cavoli loro, ma devono andare tutti in consiglio comunale quando discuteranno questi provvedimenti e sentire che cosa la politica fa della loro vita. Eppure la forente popolazione di Tor Sapienza dagli scontri dello scorso martedì sembrava voler ascoltare le voci dei politici. La prima in ordine di tempo a visitare il quartiere romano era stata Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, accolta dalle donne di zona, pronte quasi a darsi il cambio pur di spiegarle il perché di quella rabbia diffusa. Però ragazzi, voi non potete prendere con loro, perché in realtà la colpa non è... Però discutono, però scuotono, capito? Che caricano, perché sennò diventa una guerra tra poveri. Le cose avevano preso un'altra piega poche ore dopo, quando a Tor Sapienza aveva annunciato di voler arrivare Borghezio, senatore leghista che con la capitale non ha proprio un rapporto sereno. Forse per questo Borghezio si era fermato a Torniato dai cronisti, a qualche chilometro dall'epicentro della protesta. Questo è un bubone che va inciso, è un bubone, e dentro c'è disperazione, solitudine, degrado. Non poteva avere un esito diverso la visita del sindaco di Roma Marino, arrivato nel quartiere lo scorso venerdì, accolto da una serie di insulti e fischi, tanto da essere costretto a ripiegare nell'unico bar di zona. Meloni, Borghezio, Marino, taverna, l'escalation della rabbia dei cittadini di Tor Sapienza verso i politici sembra quasi replicare la crescente intolleranza verso una situazione difficile, ancora lontana da una soluzione che possa far cessare il diffondersi del malcontento nelle periferie romane. Matteo Salvini aveva promesso una visita dopo le regionali di domenica, vedremo cosa succederà. Ancora una storia di appalti truccati. Siamo in Sicilia, dove la DIA di Catania ha arrestato 8 persone, sono tutti funzionari del Consorzio Autostrade Siciliane e anche imprenditori. Un'inchiesta che coinvolge direttamente i colletti bianchi e vede al centro una presunta turbativa d'asta per quanto riguarda la Messina-Catania e la Siracusa-Rosolini e Messina-Palermo. Gli investigatori si sono avvalsi anche di intercettazioni. Sul caso è intervenuto il presidente della Regione Sicilia Crocetta. Il Consorzio Autostrade Siciliane per anni è stato una sorta di cassaforte delle tangenti e del malaffare, ha detto. Non importa se non ho i titoli, me li procurerò, intanto partecipo all'appalto per la sorveglianza ed il soccorso delle autostrade siciliane Messina-Catania, Siracusa-Rosolini e Messina-Palermo. Un affare da 8 milioni di euro, già finito nei guai perché vinto da una ditta in odor di mafia e revocato nel 2013. Eccolo l'ultimo affronto di un manipolo di imprenditori che, insieme alla compiacenza di un funzionario del CAS, il Consorzio Autostrade Siciliane non solo ha partecipato alla gara senza avere i requisiti, ma anche truccato l'appalto. 6 imprenditori di comune accordo, secondo gli inquirenti, avrebbero concordato le offerte da presentare e le percentuali di ribasso. Una volta che la ditta di uno di loro si aggiudicava i lavori, iniziava la cooperazione tra tutti gli altri nella fornitura dei servizi, dei mezzi e degli operai. L'ultimo terremoto che scuote Messina ha portato all'arresto questa mattina all'alba di 8 persone, con le accuse a vario titolo di turbata libertà degli incanti, induzione a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione. Ai domiciliari anche un architetto del CAS che in cambio del suo appoggio avrebbe ricevuto 100.000 euro in contanti, oltre a lavori di ristrutturazione di una sua casa sul mare ad Acqualadroni a titolo gratuito. Sì, ma io so non è vicino all'H detto, perché io non posso prelevare contanti per l'H detto. Io 100.000 euro prelevavo a dicembre per l'H detto che esce, a scatti 100 euro. Io 200 euro penso non ce l'hanno. Stavi, vediamo voi, Francesco, ha bisogno di vederti. Sì, ha bisogno di vedermi io e pagare pure l'assegno a fine mese, perché non mi protesto. Ma io stai dicendo 27, no? Io ci dico non è.
Le indagini sono cominciate a seguito del fallimento di una società del gruppo di imprenditori intercettato giorno e notte. Uno di loro svela gli accordi sotto banco e i tentativi di corruzione. Uno è finito male, quello nei confronti di un dirigente degli aeroporti di Roma preposto alla gestione dell'appalto di pulizia nello scalo Leonardo da Vinci di Fiumicino, incarico svolto proprio da una società dell'imprenditore fallito che avrebbe lasciato al funzionario buoni benzina da 500 euro per ammorbidire, diciamo così, eventuali sanzioni in caso di inadempimenti del servizio. Il funzionario restituisce i buoni e informa i superiori. Un altro episodio segnalato dagli investigatori riguarda un'assunzione indebita fatta fare da un consigliere del Policlinico San Matteo di Pavia, dove un imprenditore del gruppo deteneva l'appalto per le pulizie dell'ospedale. Mi auguro che sia solo l'inizio, ha commentato il governatore della Sicilia Rosario Crocetta. Al CAS il malaffare non è stato l'eccezione che sfuggiva al controllo, ma la regola, mentre le cose fatte bene rappresentavano eccezioni. Le indagini su malaffare, corruzione, sui rapporti con la mafia e sul sistema di potere messinese e regionale vadano avanti, si augura il governatore. C'è un altro fatto importante del giorno e che merita senza dubbio una riflessione, ed è l'operazione contro la 'Ndrangheta a Milano da parte della DDA e dei carabinieri del ROS. E ciò che colpisce, a parte la sostanza, ci sono appunto, a parte gli arresti, ci sono stati 40 arresti, è la sostanza, perché ci sono i video che mostrano tutti i rituali di affiliazione e anche di giuramento nei confronti di una delle mafie senza dubbio più pericolosi e potenti del mondo. I filmati dimostrano quanto sia importante la forza delle tradizioni per le 'ndrine, ha detto Ilda Boccassini in una conferenza stampa. Ne abbiamo parlato anche con un magistrato che ha lavorato sulle inchieste sulle 'Ndrangheta, appunto. Il radicamento della 'Ndrangheta in Lombardia e nel nord Italia ha origini lontane. Sono ormai diversi decenni che questa organizzazione criminale è presente in questo territorio. Quello che è cambiato è il tipo di attività criminale nel quale si impegnano. C'è stato un passaggio da reati più cruenti di sangue, come sequestri di persona, omicidi e traffico di droga, a reati legati alle attività di impresa, corruzione, rapporti con le pubbliche amministrazioni, tutte quelle attività che invece sono meno visibili e disturbano di meno. Più che appunto nuova generazione, direi che sono appunto gli eredi e di quelle famiglie storiche di 'Ndrangheta che dagli anni 70, dagli anni 80 si sono radicati in Lombardia. Proprio per la struttura familistica della 'Ndrangheta è naturale che chi nasce all'interno di una famiglia di 'Ndrangheta segua le orme dei genitori, del padre. Normalmente le famiglie, come dire, si legano sin dal momento della scelta del matrimonio tra famiglie di 'Ndrangheta. Un punto di forza è il fatto di operare in un territorio in cui la illegalità comune ha raggiunto dei livelli allarmanti ed elevati. E poi ci sono anche altri punti di forza, per esempio il fatto che i nuclei attorno ai quali si costituisce l'organizzazione sono costruiti appunto attorno a famiglie di sangue, e quindi è molto più difficile ottenere la collaborazione o il pentimento da parte di chi dovrebbe prima di tutto tradire il proprio fratello, la propria madre o il proprio padre e i propri congiunti. Lo strumento dell'infiltrato non appartiene alla nostra tradizione giuridica e investigativa. Strumento fondamentale è assolutamente quello delle intercettazioni, quindi lì bisogna avere l'intuizione e la fortuna di cogliere il bando dalla matassa, di individuare l'ambiente giusto, l'incontro giusto, il telefono giusto, e da lì iniziare, come dire, a ripercorrere a ritroso tutte le file di quell'organizzazione, andando ad individuare tutti quelli che sono i componenti. Ed è un lavoro di grande impegno per gli investigatori. Ogni volta che si compiono degli arresti si obbliga quella struttura criminale in qualche modo a porre rimedio a quella che è una perdita di uomini, questo è evidente, e anche di patrimonio, di denaro, si riescono a fare sequestri. Quindi sono sicuramente delle iniziative importanti. Non sono, io credo, la soluzione definitiva del problema. Cioè, non, la soluzione definitiva del problema probabilmente è drenare quel territorio, quelle
quell'humus di illegalità che, come le dicevo, anche in Lombardia, anzi forse più in Lombardia che in altre regioni, è particolarmente ricco e che rappresenta il terreno di coltura fondamentale per queste organizzazioni criminali. È un po' i discorsi che sembrano banali ma che talvolta si fanno: se tutti scegliessero la strada della legalità non ci sarebbe spazio per queste organizzazioni. Nel dibattito politico seguito alle alluvioni di questi giorni c'è una parola ricorrente ed è condono, colpevole del dissesto. Renzi ha accusato le regioni di politiche sbagliate sul territorio. Gli amministratori invece hanno ricordato a Renzi che i condoni edilizi vengono fatti dal governo centrale e in effetti sono anni che si ricorre a questo strumento per fare cassa subito. In 72 giorni 15 morti, migliaia di sfollati e 1,5 miliardi di danni. Gli effetti devastanti del maltempo negli ultimi mesi riaprono le ferite delle deregolamentazioni e cementificazioni degli ultimi 50 anni. Molto è avvenuto sotto l'ombrello dei condoni, nella serenità che tanto prima o poi sarebbero arrivati. Rinfacciano in questi giorni gli amministratori delle regioni, primo tra tutti Claudio Burlando, da più di 15 anni alla guida della Liguria, prima assessore, poi governatore, rispondendo al premier Matteo Renzi che aveva mirato alto. 20 anni di politica regionale da rottamare, diceva nel post alluvione. In verità, all'epoca del primo condono, Renzi era poco più che bambino. Era il 1983 quando il governo Craxi-Nicolazzi approvò in sequenza il condono su tutti gli abusi edilizi realizzati e poi la sanatoria edilizia e paesaggistica che sanava appunto tutte quelle opere che non avevano ottenuto concessione edilizia ma riuscivano a dimostrare che avrebbero potuto ottenerla. I governi Berlusconi approvarono gli altri due condoni, uno nel 1994, l'altro nel 1996, in mezzo 14 decreti legge che contenevano norme per semplificare procedimenti urbanistico-edilizi, una raffica che è cessata solo quando la Corte Costituzionale ha stabilito con sentenza l'illegittimità di reiterare all'infinito decretazioni d'urgenza in materia edilizia. In attesa dei condoni si costruiva di tutto. Il CRESME, Centro di Ricerche Economiche, ha valutato almeno 1200 manufatti abusivi spuntati come funghi tra il 1982 e il 1997. Un'altra epoca, si direbbe. Oggi nessuno sarebbe disposto a difendere pubblicamente un condono. Si legittima un'indebita concorrenza, una concorrenza non corretta. C'è sicuramente un problema di regole, di controlli, però queste regole e questi controlli spesso sono troppi e sono assolutamente fini a se stessi. Servivano per fare cassa, si diceva, e poi è facile dare ordini di abbattimento di ecomostri vari, più difficile eseguirli, senza contare che anche le case abusive pagano le tasse e nelle località turistiche spesso aliquota da seconda casa. Ma è anche vero che per affrontare l'iter dei condoni bisogna sostenere dei costi e avere personale. A Roma resta ancora da smaltire il 37% delle pratiche dei tre condoni, a Bari il 22%, la virtuosa Bologna è arrivata allo zero, ma è davvero uno dei pochi casi. Inoltre anche a case, quartieri, a volte villaggi abusivi, prima o poi dovranno arrivare tutti i servizi, idrici, energetici, trasporti, costi naturalmente pubblici. Il ministro per l'ambiente Galletti, ancora prima dell'ultima alluvione, ha affermato che di condoni non ce ne saranno più. Gli ha fatto eco il ministro ai trasporti Maurizio Lupi, che pure è molto criticato per le agevolazioni alle costruzioni inserite nello Sblocca Italia. È ancora un provvedimento d'urgenza in cui c'è un po' di tutto. In questo paese servono politiche e opere di tipo territoriale per la sicurezza, per la produttività dei territori, servono progetti e politiche per le città, rigenerazione urbana. Una liberalizzazione per i cantieri, dicono molti, non ci voleva in un paese in cui tra il 1950 e il 2000 si sono cementificati 5 milioni di ettari di terreno agricolo. E in proposito, proprio sulla situazione del dissesto del territorio del paese, continua la polemica a distanza tra il segretario della CGIL Camusso e il presidente del Consiglio Renzi, perché Camusso poco fa ha detto: mi sarei aspettato un presidente del Consiglio che tornando dall'Australia avesse detto convoco tutti i presidenti delle regioni per fare un piano per mettere in sesto l'Italia, ma non è stato così. Queste dunque le parole di Camusso. E ci sono timori in vista per che si giocherà questa sera tra Scozia e Inghilterra. Il timore delle forze dell'ordine che la partita si possa trasformare in una occasione di scontro tra le tifoserie. L'incontro infatti è stato classificato
ad alto rischio da parte della UEFA. Speriamo dunque che non ci siano incidenti, come invece è accaduto domenica sera a San Siro per la partita Italia-Croazia, valevole per la qualificazione agli europei, finita con 16 arresti tra i tifosi croati. Italia-Croazia due giorni dopo. A 36 ore dagli incidenti che hanno portato alla sospensione temporanea della partita di qualificazione ai prossimi europei si tirano le somme dell'ennesima serata di follia calcistica. L'arresto di 16 teppisti croati appartenenti al famigerato gruppo dei Bad Blue Boys, tuttora rinchiusi nel carcere di San Vittore in attesa di provvedimenti penali, servono solo per delineare l'intervento repressivo a cui sono state costrette le forze di polizia. Ma oggi è ancora una volta il giorno delle riflessioni sulla presunta mancata prevenzione prima e durante il match. Le ricostruzioni della polizia e degli steward incaricati della sicurezza dentro San Siro concordano su un punto fondamentale. I croati attesi ai cancelli dello stadio erano 6.000, ma davanti all'impianto del Meazza si sono riversate almeno 3.000 persone in più. E questo ha reso molto più difficile il compito degli agenti di pubblica sicurezza, gli unici per legge che possono eseguire perquisizioni corporali, essendo lasciate agli steward solo le ispezioni sommarie su borse, zaini e giacconi. Perquisizioni che avevano comunque portato al sequestro di oltre 50 razzi, oltre a 15 sacchi di altri fumogeni e petardi. Impossibile però, spiega il questore Luigi Savina, perquisire tutti in tempo utile ed individuare tutti gli oggetti esplodenti, tanto più che molti di questi erano a miccia corta, dunque più facilmente introducibili all'interno dell'impianto. Una ricostruzione che se da una parte conferma il buon lavoro svolto dalle forze dell'ordine, soprattutto nel sedare le violenze durante e dopo la partita, come dimostra questo video della Polizia di Stato, dall'altra lascia aperto un interrogativo di fondo. Come mai i sedicenti tifosi croati hanno ancora libertà di movimento in Europa se dal 2011 ad oggi sono stati coinvolti in 6 diversi episodi? E come mai la UEFA ha deciso di infliggere finora solo sanzioni pecuniarie per i 4 episodi di violenze finora giudicati? L'opera di intelligence, insomma, deve andare di pari passo con la fermezza da parte degli organi calcistici, in un ambito, quello del pallone, dove l'ingerenza e la strumentalizzazione politica trovano sempre più spazio attraverso le scorribande di formazioni estremistiche. È il caso dei croati, fortemente legati a gruppi eversivi di estrema destra. Un rischio concreto che ormai coinvolge tutta l'Europa. Questa sera a Glasgow va in scena uno Scozia-Inghilterra che di amichevole non ha davvero molto e che mette di fronte le due nazioni a 2 mesi dal referendum per l'indipendenza da Londra dove prevalsero i no. Il match di Glasgow ha già fatto scattare da giorni l'allarme in tutta la Gran Bretagna. Al Celtic Park sono attesi almeno 5.000 tifosi inglesi, tra i quali, secondo Scotland Yard, potrebbero infiltrarsi alcuni tra i più pericolosi hooligans ancora a piede libero. Un allarme a cui si uniforma anche il numero uno della polizia scozzese, Andy Bate, più che il precedente del 1999, con scontri che portarono a 230 arresti, preoccupano proprio le tensioni rinfocolate dal referendum del 18 settembre scorso. Il partito nazionalista scozzese, sotto la nuova guida dell'avvocatessa Sturgeon, ha rialzato la testa ed anche la scelta di Glasgow non aiuta a stemperare le paure. Mentre ad Edimburgo il giorno del voto avevano prevalso i favorevoli a restare nel Regno Unito, la più povera e proletaria Glasgow è diventata la roccaforte del sogno indipendentista. E noi ci fermiamo per qualche minuto, tra poco. Sono le 14:32, è tutto per oggi. TG Cronache torna domani alle 14:00. Buona giornata.